Sì, le chiavi le avevo lasciate sopra il tavolo e poi niente, mi sono chiuso la porta alle spalle per l'ultima volta e mi ricordo che ero carichissimo, lanciatissimo in questa nuova avventura che si apriva davanti a me. Pronto a partire, mi immaginavo gloria, successo, bigliettoni, bigliettoni ovunque, chiudevo gli occhi e mi immaginavo bigliettoni. No, no. Non è vero, mi stavo cagando in mano quella volta, me lo ricordo bene. Avevo una paura folle di star facendo una cazzata. All'epoca, parliamo di 10 anni fa, ci chiamavano ancora cervelli in fuga. Io non fuggivo da niente, il mio cervello men che meno, però avevamo voglia di qualcosa di diverso, io e lui. Sono sicuro che se prendi 1000 expat avrai 1000 storie diverse. E la mia era quella di uno non più giovane, che stava bene a Ravenna, Ravenna ricca, colta, ben gestita. Però tutto quel benessere lì, tutto quell'agio, mi stava un po', soffocando, mi stava un po' ammazzando. E allora qualche mese prima avevo deciso di parlare con i miei clienti, come si fa spesso. Allora, quelli simpatici, gli avevo spiegato la mia avventura, la mia voglia, e avevo chiesto di accompagnarmi in questa. Poi, quelli antipatici, gli avevo chiesto banalmente, almeno saldatemi le fatture prima che io parta. Bacioni. Comunque, partivo. E non dovevo cercarmi un nuovo lavoro perché ero freelance. Questo mi sembrava già un vantaggio enorme, mi dicevo che fortuna enorme essere freelance. Poi, arrivato dall'altra parte delle Alpi, non dico che mi aspettassi i tappeti rossi, i comitati di benvenuto, ecco, però insomma, neanche i calci nel culo. Vous êtes auto-entrepreneur, monsieur? Noi preferiremmo affittare casa a un disoccupato se ha più stabilità economica che voi. Ah, merci. Sì. E in ogni aspetto della vita, quelli che padroneggiavano la lingua mi passavano davanti. Quelli delle scuole alte mi passavano davanti. Quelli con i genitori alle spalle mi passavano davanti. Quelli belli, quelli che dormono 8 ore, riposati, mi passano davanti. Ne devi mangiare di merda e lavori sodo nel frattempo, lavori sodo e poi ti sembra di essere l'unica a farlo. E lo Stato sta lì e ti chiede. Ti chiede, prende, non è mai che ti dà niente. E poi c'è la burocrazia delle sigle, incomprensibili. Chiunque venga da fuori è impossibile capirle, sono sigle inventate e quindi devi mettere gli incassi dove? Su E18, su F13, BNC, URSAF, IRCEC, MDA, CGD, IPRF, si inventano qualsiasi cosa. Quale modulo devo usare per, a chi devo spedirlo se, come, ma, multa, multa. Hai dimenticato questo, devi indicarci quello. Il justificative de domicile a più di 3 mesi deve rifare il justificative de domicile. Il dossier manca il modulo, il modulo, il modulo, ficcatevelo nel culo il modulo. Poi passa, eh. Ti senti rapito dopo, ma passa. E hai voglia di scendere in piazza? Di solito, cioè, in Francia poi c'è sempre qualcuno in piazza, no? Quella volta no. Ho dimenticato col tempo che di tutte queste cose. Quindi mi sono ritrovato a scherzare con gli amici al bar così sugli statali, su tutti i loro vantaggi, sui ricchi, su quelli che hanno gli aiuti perché hanno fatto dei figli, su quelli che hanno degli aiuti per quelli
qualunque motivo, su chi ha la donna delle pulizie. E sentivo che più venivo accettato dal sistema, dai suoi meccanismi, meno ci facevo caso di queste cose che all'inizio mi davano così tanto fastidio, quindi mi incazzavo meno, mi concentravo di più sul costruire qualcosa di mio, senza sconti, senza che mi fosse dovuto niente, però qualcosa di mio. E i primi clienti parigini, mi ricordo, sono stati una goduria enorme. Chiedevo il doppio dei soldi, mi pagavano in 15 giorni, però c'era anche tanta preoccupazione, perché mi dicevo, ehi, sono qui, non conosco un avvocato, non conosco le leggi, sono fragile, sì, sono fragile in quanto freelance, sono esposto. E ancora una volta, comunque, c'era questa cosa dell'essere freelance, dei miei clienti italiani che magari con le pezze al culo, magari in ritardo, con mille se, mille ma, però insomma mi stavano dando la possibilità di vivere, di campare, di continuare a fare il freelance. E nel frattempo, vivendo qui stabilmente, conoscevo persone, molti erano come me freelance italiani, squattrinati, altri invece erano dei dipendenti che passavano la giornata in ufficio, e vedevo che c'era una grande differenza tra questi due, perché da un lato c'erano i freelance che si salutavano di fretta la sera, sai, devo correre a finire un lavoro, c'è una scadenza per domani, no, sto weekend non esco, perché... E dall'altra parte c'erano i dipendenti che erano riposati, si lamentavano, perché ovviamente ci lamentiamo tutti, anche loro, però li vedevo almeno approfittare della città, dei weekend, delle domeniche ai musei, miglioravano il loro livello di francese molto più in fretta che il mio, lavorando con dei francesi. E se, mi son detto, se questa cosa del freelance poi non fosse stata così un vantaggio come credevo. Free per cosa sta? Per libertà, dai. Non siamo ridicoli, la libertà di fare le notti al computer. Forse free per gratuità, che, viste tutte le fatture non saldate, visti tutti i favori degli amici che ti battono le spalle, ti mandano i complimenti sui social finché gli consegni il lavoro gratis, poi ti incontrano al bar e non ti offrono neanche una birra. Sì, free potrebbe essere gratuità, però no. Free per me stava e sta per responsabilità, perché ho sempre voluto la responsabilità delle mie scelte, senza nascondermi dietro, sai, quei sistemi, quelle strutture in cui nessuno ha mai colpe, ogni tanto qualcuno qualche merito, però di fatto è il sistema che funziona così. E era questo il mio senso. La responsabilità, per dirla alla Giorgio Gaber, free è partecipazione. E Lens invece, la seconda parte della parola, erano le lance, la saprete la storia, erano dei guerrieri mercenari in origine, quindi a chiamata, e erano di fatto dei poveri disperati che per vivere cosa facevano? Andavano a morire per uno che manco conoscevano. E mi sembra estremamente calzante questa cosa per un freelance. Ci si dimentica spesso di questo pezzo quando si parla di freelance. Si mette l'accento sulla free e si parla poco invece del fatto che si va a morire per vivere. Chiaramente, metaforicamente, nessuno mi ammazza qui dietro al computer. La Francia, con Parigi in testa, negli ultimi anni, forse anche di più, si è posizionata moltissimo come Startup Nation, cioè come incubatore di startup. Hanno incentivato moltissimo gli investimenti di grandi capitali in aziende tecnologiche giovani appena nate che possano portare qualcosa di innovativo sul mercato. Non è che devo spiegarvelo a voi, insomma, è risaputo. Ovviamente anche qui le startup nascono come champignon, potrei dire, e crepano come mosche.
Però per questo loro bisogno vitale di accaparrarsi i cervelli migliori sono disposte a dare molto e quindi influenzano il mercato del lavoro. Ad esempio, remote working, niente cartellino, stipendi molto alti, stock options, ottime coperture sanitarie che non sono qui in Francia al 100% pubbliche. Ambiente inclusivo, multiculturale, feste, si fa sempre festa, sempre che si stappano le birrette gratis. E poi non c'è solo questo, devono anche stare in un contesto, in una città che investa sulla qualità della vita, sul verde, sui servizi, sugli spazi pubblici, sui trasporti, perché non c'è nessuno che ha voglia di andare a lavorare a Gotham City, per capirci. E ultimo, è stato detto molte volte in questa mattinata, ultima è la lingua ufficiale, che è comunque l'inglese. Quindi anche se stai in Francia, se stai in Germania, se stai in Italia, in ambiente lavorativo si parla in inglese, si scrive in inglese, devi scrivere documentazione in inglese, le email in inglese, sei licenziato in inglese, you're fired. Poi magari un anno dopo la startup è già fallita, ci sta, però sta precarietà per un freelance non è che sia nuova, insomma, ci si è già abituati. E poi si ha anche diritto al welfare, questa sia una novità per un freelance, e qui c'è un welfare solido, quindi la disoccupazione qui viene vissuta un po' come una vacanza e l'anticipo sono un po', le tasse sono un po' l'anticipo che si versa a Club Med, per capirci. Insomma, mi sono fatto tentare a lungo da questa possibilità. E, ho sempre amato la complessità, saper gestire la complessità, cercavo un'evoluzione perché mi sentivo un po' arrivato, avevo e ho ancora dei buoni clienti, però le grosse aziende tendenzialmente cercano le agenzie, preferiscono lavorare con le agenzie e le capisco benissimo. Quindi già mi sentivo di lavorare a un livello abbastanza alto e fare il dipendente con queste condizioni che vi ho detto non mi sembrava poi diverso dall'essere freelance, semplicemente mi apriva un ventaglio di prospettive nuove. E non c'è niente di ideologico nell'essere freelance, nel freelancismo. In genere c'è, almeno per me c'era questo bisogno di essere responsabili di quel che stavo facendo, però poi per il resto è una questione amministrativa, una questione di carte. E quindi mi sono fatto corteggiare a lungo e poi ho trovato a un certo punto il contesto giusto, le persone che mi piacevano, le ambizioni necessarie per coinvolgermi e che mi dessero anche valore rispetto alla mia esperienza da freelance. E così, lo dico sottovoce, sono diventato dipendente. E di nuovo mi sono cagato in mano. Mi sono chiesto se stavo facendo una cazzata enorme. Ho tenuto la partita IVA per continuare a lavorare per le poche realtà che mi piacevano, comunque che mi valorizzavano, che mi davano stimoli, che mi davano anche prospettive economiche, non nascondiamoci sempre dietro la gloria e la passione, ci sono anche i soldi. E quindi niente, non posso dire che la mia vita sia svoltata, però un po' credo sia migliorata con questo dualismo dipendente freelance. E ho propagandato molto il freelancismo e i suoi vantaggi. Continuo a farlo anche oggi, è per questo che sono qui. E anzi, gli anni da freelance mi hanno dato flessibilità, basi solide, una visione a 360 gradi che molti dipendenti non hanno. Però tutti noi dovremmo ciclicamente chiederci quello che stiamo facendo, che valore ha. Dovremmo tutti candidarci, anche solo per gioco, a delle posizioni, fare dei colloqui per capire qual è il nostro reale valore al di fuori della narrazione che facciamo di noi stessi, no? Che ci raccontiamo sui social per farci coraggio, tipo sono bravo, che non ho trovato i clienti giusti, oppure non avevo il garage abbastanza grande, altrimenti oggi sarei il nuovo Steve Jobs. Io facendo dei colloqui ho scoperto che sono negato nei colloqui. E non cercavo di essere
freelance a tutti i costi, insomma, cercavo solo di avere un rapporto con il lavoro che mi permettesse di vivere nel modo che preferivo, e non posso dire sano, era banalmente il modo che preferivo. Poi il resto, come ho già detto, è amministrazione. Questa cosa di questo nuovo equilibrio che mi ero dato l'ho fatta in Francia. Avrei potuto farla in Italia? Forse, non lo so sinceramente. Però in Italia mi viene da pensare che c'è una cultura del cartellino, del capo padrone che è anche il superuomo. C'è un provincialismo di base, c'è il fatto di non parlare in inglese, anzi si vuole insegnare il dialetto a scuola quando la gente non sa parlare l'inglese. C'è un certo sospetto nei confronti delle novità e anche una tendenza a chiamare diritti quelli che in realtà sono dei privilegi, e questa cosa me l'avrebbero forse reso più difficile trovare questo nuovo equilibrio in Italia. Quindi molto probabilmente sarei rimasto freelance e non ci avrei neanche piagnucolato tanto sopra. Io sono partito che avevo 32 anni, quindi già tardi. E cosa posso dire agli altri? Ai vecchi non lo so cosa gli vuoi dire. Niente. Però ai giovani di 20-25 anni. Io avrei voluto partire prima, poi non l'ho fatto. Però dico di non affezionarsi ai campi di grano, al bar della parrocchia, alla nebbia, alle vigne, alle valle di fieno. Andatevene fuori appena potete. Non credete neanche alle balle che vi raccontano, alla famiglia, alla patria, alla politica, la convenienza economica, cioè la casa della nonna da squattare, poi puoi stare lì senza pagare niente. Sono balle, andatevene. C'è tutto il mondo lì fuori che è da scoprire e da vivere, ci sono un sacco di calci in culo da prendere e serve anche a rivalutare l'Italia. Andatevene fuori dalle balle. Ho finito. Grazie Roberto, sono davvero commossa. Credo questa sia stata forse la conclusione davvero migliore che potessimo avere per questa edizione international. Penso che sia, vabbè, io sono dei vecchi che ormai non gli puoi più dire niente perché abbiamo fatto, ma penso che... Beh, Alessandra, a te ti vedo spesso anche negli Stati Uniti, in un contesto più internazionale, dai. Ah, io queste cose le uso per dare dei calci nel culo al giovane in famiglia. Guarda, lo dico qui, ma insomma, tu ben lo sai, io lavoro da tanto tempo con Alessandra, e Alessandra è una di quei clienti ai quali ho parlato prima di partire e che mi ha appoggiato in pieno, per cui ancora oggi... lavoriamo insieme, ci teniamo in contatto, e insomma, per dire che avere anche i clienti che ti sostengono è importante, e serve che anche loro abbiano questa visione un po' più europea. Ti ringrazio di nuovo tantissimo per tutto, anche da parte di tutto il Freelance Camp. Grazie.